Tre diverse indagini che hanno portato nel giro di pochi giorni a diverse ordinanze di custodia cautelare per reati predatori nel pistoiese. Quella della squadra mobile che ha permesso di far luce su una baby gang che rapinava adolescenti nel centro cittadino. Quella della polizia stradale che ha portato all'arresto dei componenti di una banda che rubava gli escavatori dai cantieri per poi rivenderli nei paesi dell'est Europa e nel sud Italia. E l'ultima dei carabinieri che ha permesso di sgominare una banda alla quale vengono attribuiti una quarantina di furti in auto parcheggiate in aree di sosta di ristoranti, B&B e cimiteri. Nonostante questi episodi possano far pensare ad una recrudescenza di tali reati, negli ultimi 3 anni, dal 2018 al 2020, i furti in provincia di Pistoia sono diminuiti in maniera progressiva e sensibile. A dirlo, dati alla mano, è il procuratore Tommaso Coletta. Nel 2018 risultarono in un anno 114 procedimenti per furto a carico di persone identificate e ben 2.721 procedimenti rimasti ignoti, gli autori, sempre per furto. L'anno successivo c'è stato già un calo significativo perché abbiamo avuto 95 procedimenti a carico di noti per furto e quelli a carico di ignoti erano scesi a 2.100. Nel 2020 c'è stato un ulteriore calo, abbiamo avuto soltanto 67 procedimenti contro noti per furti e solo 548 rimasti a carico di ignoti. Quindi siamo passati dai 2.700 del 2018 a carico di ignoti a soli 500. Per il procuratore il forte calo dei reati predatori del 2020 non è avvenuto soltanto per il lockdown che ha inciso solo per pochi mesi. La valutazione che penso si possa fare per spiegare il calo di questa tipologia di reato nel circondario pistoiese è collegato alla presenza maggiore sul territorio delle forze dell'ordine.